Lasciamo il settore bancario e parliamo in conclusione con il nostro ospite del settore delle piccole e medie imprese. Prendiamo spunto da Somec che crolla in borsa dopo il profit warning, l'abbiamo vista questa mattina arrivare a cedere anche il 14% a 20,2 euro. Somec che ha corretto il tiro sulle aspettative dei risultati 2023 ha reso noto il superamento dei covenant. Il gruppo si è specializzato nella ingegnerizzazione, nella progettazione, nella realizzazione di progetti complessi chiave in mano in ambito civile e navale. Somec ha rivisto in tal modo le aspettative sui risultati dell'esercizio 2023. I ricavi si attesteranno al di sopra della stima comunicata lo scorso 25 settembre di circa il 5%, ma l'EBITDA si collocherà al di sotto del valore minimo previsto dal range per una percentuale di circa il 25%. La posizione finanziaria netta ante IFRS 161 si collocherà al di sopra del valore massimo previsto dal range di circa il 20%. Guardate adesso, il titolo sta perdendo 21 punti percentuali. Dottor Pescetto, le chiedo in conclusione, non tanto di Somec, non so se è un titolo che lei segue, ma soprattutto del comparto delle piccole e medie imprese. L'abbiamo visto anche negli Stati Uniti, il Russell 2000 ha faticato un po' prima di raggiungere i record che sono stati invece raggiunti con ampio anticipo dagli indici maggiori, il Dow Jones, lo Standard & Poor's 500 e il Nasdaq. Complice anche quello che sta succedendo sul fronte dei peer, c'è un certo disinteresse poi sulle medie capitalizzazioni, sulle mid e small cap. Quali sono i suoi consigli, le sue valutazioni in merito? Beh, sicuramente il caso Somec temo non sarà unico nelle prossime settimane. Attendiamo gli annunci appunto dei bilanci 2023 e è possibile che, come ci saranno delle overperformance, il comparto nutrito dell'Euronext Growth Italia possa annunciare anche dei profit warning rispetto alle attese. Chiaro che nel momento in cui le aziende che annunciano questi profit warning sono comunque solide finanziariamente, quindi non hanno elevati multipli di PFN rispetto all'EBITDA, il contraccolpo di eventuali profit warning rispetto alle attese non è così evoluto. Il caso Somec è invece proprio la combinazione di queste due cose, che un abbassamento dell'EBITDA, quindi la capacità di generare quei flussi di cassa necessari a ripagare il debito in presenza di un indebitamento alto, creano una preoccupazione e un timore che fa sì che in titoli sottili, come ce ne sono molti nel nostro GM, questo si rifletta in un meno 20%, come del resto abbiamo visto anche nella nostra casa Telecom venerdì aveva stornato proprio per lo stesso motivo, no? Debiti che non vengono facilmente ripagati dai cash flow aziendali. Quindi bisogna stare attenti, specialmente chi ha in mano titoli che hanno un leverage molto alto, anche poche variazioni del 15-20% che possono ovviamente accadere, specialmente in aziende in crescita come la Somec, di non rispettare i parametri di liquidità possono ripercuotersi profondamente sull'aspetto della capitalizzazione. Ciò non accade per chi invece ha poco debito e quindi rimangono invariate le aspettative di poter essere competitivi nei prossimi mesi anche in presenza di un calo dei EBITDA. Grazie davvero al founder e presidente Redfish Long Term Capital, è stato con noi Paolo Pescetto. Grazie a voi. Buon lavoro, grazie.